Buonasera, benvenuti al nostro TG. Andiamo subito a leggere i titoli. Nelle province toscane stanno arrivando fondi europei per lo sviluppo delle imprese. Presentato il programma di contributi, circa 780 milioni di euro per il 50% provenienti dalla Unione Europea. Il sindaco di Montecatini Terme, Luca Baroncini, ha presentato gli eventi che dovranno celebrare il secondo anniversario dell'ingresso della città nel patrimonio dell'umanità UNESCO. Il sindaco di Pescia Riccardo Franchi, a poco più di una settimana dal suo insediamento, ha fatto il punto sull'attività svolta, con particolare attenzione sulla cura del decoro urbano e il taglio erba. Nel parco di Carabattola d'Agliana, concerto per Alan Sorrenti, storico cantautore famoso per alcuni brani storici come Figli delle Stelle, ma anche per i suoi trascorsi nella musica prog. Conferenza del Pistoia Basket per presentare tre nuove figure che entrano nell'organigramma biancorosso, oltre ad un nuovo responsabile comunicazione e marketing advisor, il nuovo direttore generale che sarà Ettore Saracca. E si sono svolti nella chiesa di San Paolo a Pistoia i funerali di Alberto Cipriani. In tanti hanno voluto dare l'ultimo saluto ad un uomo che ha contribuito in maniera fondamentale allo sviluppo culturale, politico, sociale ed economico della città di Pistoia dal dopoguerra fino ad oggi. Cipriani è stato dirigente della Camera di Commercio, consigliere comunale e provinciale ed assessore allo sviluppo urbano ed economico al Comune di Pistoia. Figura chiave della cultura e della società pistoiese, ha ricoperto ruoli di rilievo all'interno della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, dell'Associazione Teatrale Pistoiese, dell'Università del Tempo Libero, della Società Pistoiese di Storia Patria. Ha firmato numerosissimi saggi per riviste di storia locale, tra cui il Bulletino Storico Pistoiese e la rivista Storia Locale. In prima fila al funerale, oltre alla famiglia, con i figli Annalisa, Lorenzo e Simone, anche il sindaco Alessandro Tomasi, in rappresentanza dell'intera città di Pistoia. Fondi europei per le imprese toscane. Andiamo a sentire il servizio. Nelle province toscane stanno arrivando nuovi importanti fondi europei dalla regione per lo sviluppo delle imprese. A Palazzo Panciatichi a Pistoia, infatti, è stato presentato dall'assessore regionale Leonardo Marras, alla presenza del presidente della provincia di Pistoia, Luca Marmo, un programma sul futuro di questi contributi, circa 780 milioni di euro, di cui il 50% proveniente dall'Unione Europea, il resto diviso tra Stato e Regione. Lo scopo è quello di far crescere le aziende nell'ambito digitale verso un orizzonte innovativo al passo coi tempi e sostenibile. Presentiamo in tutte le province della Toscana il programma regionale per incentivo alle imprese, 517 milioni che svilupperanno 2,7 miliardi di investimenti privati. In un momento particolare della storia dell'umanità, un momento in cui occorre usare ogni mezzo per gestire, governare la transizione ecologica, impegnare il mondo privato nella transizione digitale, avere cioè strumenti che accelerino i percorsi di cambiamento, che riducano le disuguaglianze che questi processi di cambiamento producono, che favoriscano le imprese perché possano mantenere, addirittura sviluppare ancora di più competitività, unendo alla tradizione, che è il valore intrinseco della nostra produzione riconosciuta in tutto il mondo, all'innovazione necessaria, all'uso cioè delle nuove tecnologie, delle tecnologie emergenti, perché possano essere messe a disposizione delle produzioni toscane. Dobbiamo anche riconoscere il nostro tallone di Achille, oggettivamente, insieme al centro-nord Italia, non facciamo certo differenze, ma siamo sicuramente più indietro di altre regioni europee sviluppate dove noi vorremmo collocarci. Fabrizio Tesi è stato confermato alla presidenza di Coldiretti Pistoia. A Villa Giorgia a Pistoia, Fabrizio Tesi è stato confermato presidente di Coldiretti Pistoia all'unanimità, rinnovando per altri 5 anni il mandato ricoperto dal 2017. Tesi ha parlato delle nuove sfide di Coldiretti Pistoia, lanciando anche un messaggio di apertura al distretto vivaistico pistoiese, a patto che il vivaismo e il territorio siano posti al centro di ogni progetto del futuro. La conferma del presidente parte dal presupposto di quanto è stato realizzato negli ultimi 5 anni. Consiglio che abbiamo rinnovato per il 50%, un terzo di questo è composto da donne. Abbiamo cercato anche di mantenere il giusto equilibrio tra tutti i territori della provincia, dando a tutti la possibilità di essere rappresentati. È una giornata importante, un nuovo mandato, 5 anni
che sì, davanti, che ci apprestiamo a affrontare. È una responsabilità importante che sento fortemente. Abbiamo già intrapreso negli anni passati un percorso con le scuole di rieducazione alimentare. Questo percorso lo vorremmo incrementare e proseguendo questa attività nelle scuole di ogni ordine e grado, per portare sempre di più all'attenzione dei cittadini consumatori, proprio partendo dai piccoli, l'importanza del cibo sano contro il cibo sintetico. Lavoriamo tutti i giorni con i bambini, gli diamo l'importanza di toccare con mano sia la terra che gli animali, come fare altri tipi di didattiche sul formaggio, sul pane, come la campagna ci dà a non finire senza chiedere niente in cambio, merita la voce e la cura e l'energia di noi giovani che ne abbiamo da vendere. Ci aspettano 5 anni importanti, sfide importanti, l'impegno che ci siamo assunti con il nuovo consiglio rinnovato con persone giovani porta a far sì che anche tutte le altre filiere agricole, non solo il vivaismo, non si sentino di serie B, di serie C, tutte sono importanti, tutte le nostre eccellenze vanno tutelate, salvaguardate. Da Coldiretti Pistoia a Confartigianato Imprese Pistoia, dove è stato confermato presidente Alessandro Corrieri, lo ha deliberato all'unanimità la giunta esecutiva dell'associazione il 12 giugno scorso. Corrieri rimarrà in carica per il quadriennio 2023-2026 e sarà affiancato in ufficio di presidenza da Davide D'Agostino, vicepresidente vicario, Carlo Pancani e Giancarlo Mannini come vicepresidenti. La presentazione della nuova squadra di presidenza ci sarà giovedì 6 luglio al Toscana Fair di Pistoia, alla presenza del presidente nazionale Confartigianato Imprese Marco Granelli e del sottosegretario di Stato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Fausta Bergamotto. Andiamo a Montecatini nel servizio di Massimo Pannocchi, dove il sindaco Luca Baroncini ha presentato gli eventi relativi al secondo anniversario dell'ingresso della città nel patrimonio UNESCO. 2 giorni di festeggiamenti, sabato 1 e domenica 2 luglio, per il secondo anniversario di Montecatini Terme, patrimonio dell'umanità. Gli eventi che dovrebbero animare la città saranno 3. Il primo per celebrare i fasti del primo Novecento a tema Belle Époque, con la sfilata dei veicoli storici grazie alla collaborazione con il Club Balestrero. Il secondo un evento istituzionale, il terzo un momento ludico di intrattenimento con lo spettacolo delle fontane danzanti. La prima finalità di questa iniziativa è quella di divulgare, cioè di far sapere le ragioni dell'iscrizione nel patrimonio mondiale dell'umanità della nostra amata Montecatini Terme, oltre che festeggiare insieme questo anniversario, questa ricorrenza. Un'altra finalità è quella di avvicinare i cittadini, soprattutto i più giovani, alle istituzioni e in particolare alle forze dell'ordine, alle forze armate, a tutte quelle donne e uomini che tutti i giorni servono la nazione. Tant'è vero che avremo un elicottero dei carabinieri, ci sarà la Lamborghini della Polizia di Stato, sarà un'occasione anche di parlare di sicurezza stradale, un tema molto importante e molto caro. La seconda finalità è quella di ricordare gli anni della Belle Époque, quindi un valore diciamo culturale dell'evento, con le auto d'epoca tra le più belle che ci sono in Italia, tra le più significative. Su un grande palco sfioreranno veicoli delle istituzioni e dei privati, in più ci saranno anche balletti del periodo della Belle Époque, musiche verdiane e pucciniane cantate da tenore soprano, pianisti a 4 mani. Il giorno dopo, 2 luglio, Piazza del Popolo e partenza davanti al Comune, sfilata storica, la prima sfilata storica istituzionale UNESCO con la fanfara dei Carabinieri, seguito poi dal concerto della fanfara dei Carabinieri presso lo stabilimento di Tettuccio, ore 12. Infine, terza finalità, divertirsi, festeggiare attraverso un vero e proprio spettacolo, che è quello, la sera della domenica, delle fontane danzanti, un gioco di luce, acqua, altro tema importante della nostra città, l'acqua, e musica, dove i cittadini potranno assistere a un qualcosa di veramente mirabolante. E ancora con Massimo Pannocchi andiamo a Pescia per sentire le parole di Riccardo Franchi dopo il suo insediamento a sindaco.
una prima da 5 giorni, una settimana a lavoro con la giunta, aspettavamo l'installazione appunto della giunta per poter iniziare e cominciare a dare risposte concrete. 16 giugno, 26 giugno 2023, poco più di una settimana dal giuramento del nuovo sindaco e dall'ufficializzazione della nuova giunta di Pescia, Riccardo Franchi insieme ai suoi assessori, assente solo Cristiana Inglese per un impegno con la Società della Salute, ha voluto fare un primo punto sull'attività svolta e sui lavori che sono in fase di programmazione. Franchi ha confermato che l'attività di questi primi giorni si è concentrata sulla cura del decoro urbano dell'intero comune e in particolare sul taglio dell'erba. Manutenzione del verde, arredo urbano, quindi già appena mi sono insediato e in questa settimana abbiamo dato il via al taglio dell'erba. La prima cosa che abbiamo fatto è abbiamo tagliato l'erba nei cimiteri, nei 10 cimiteri della montagna, della nostra montagna. Abbiamo selezionato altre 3 persone. Abbiamo acquistato già alcuni altri mezzi, un decespugliatore, 2 trincia, stiamo trovando le risorse tra le pieghe del bilancio per partire la prossima settimana col taglio, e partiremo sempre dalla montagna perché è una situazione abbastanza in forte emergenza la nostra montagna, quindi partiremo per un taglio dell'erba e poi piano piano scenderemo per lavorare anche sulle strade urbane e extraurbane del nostro comune. E per di più dalla prossima settimana partiranno i lavori di Alia, sempre per la manutenzione dell'erba, contratto già fatto, stipulato dalla precedente amministrazione, che ovviamente questo andrà a ricadere sulla Tari, quindi sono lavori che andranno a ricadere sulla Tari dei cittadini. Abbiamo già concordato con il consorzio il secondo taglio sul parco fluviale e avviato con la provincia, perché dalla prossima settimana, massimo 10 giorni, la provincia dovrà tagliare, ci ha dato garanzia di tagliare anche lì le strade della montagna. Vediamo se il prossimo anno è possibile trovare risorse, però questo dobbiamo vedere, per poter magari prevedere anche un taglio in più per rendere il nostro comune ancora più manutenuto. E rimanendo a Pescia, con una lettera aperta indirizzata al presidente della provincia di Pistoia e al sindaco di Pescia, il circolo Sandro Maltagliati di Vellano ha denunciato lo stato di degrado e abbandono delle strade provinciali della Valleriana, in particolare di quella che collega Vellano con Goraiolo e che attraversa la Val di Forfora. Rovi, erba alta e rami che invadono la carreggiata, canalette per lo scarico dell'acqua piovana senza manutenzione da anni, piante anche in aree private che crescendo rendono difficile il passaggio dei mezzi pesanti. Questi sono alcuni dei problemi denunciati dal circolo nella lettera. La richiesta è quindi che il comune si faccia carico dei vari problemi, crei un tavolo con la provincia aperto alle realtà associative per trovare soluzioni credibili in tempi certi. Torniamo a Pistoia. Nella sala consiliare del comune di Pistoia è stata presentata l'edizione 2023 di Flormart. Flormart, il salone internazionale del florovivaismo, del verde e del paesaggio, torna a Padova dal 20 al 22 settembre. Alla presentazione dell'edizione 2023 nella sala consiliare del comune di Pistoia sono state illustrate le novità di quest'anno alla presenza di una rappresentanza di aziende e operatori del distretto vivaistico pistoiese. Flormart sarà una grande fiera, un'edizione completamente rinnovata. Flormart The Green Italy, perché è importante non dimenticare questo suffisso, perché contiene tutto il futuro di questa fiera che ha 71 edizioni, una grande tradizione, e guarda con fiducia le sfide del nostro paese. Qualche numero? Beh, è una fiera che può già contare sull'adesione di oltre 200 buyers internazionali provenienti dall'Europa, dall'Africa e da tutta l'area MASA. Una fiera che vede presenti i migliori vivaisti italiani, perché Fiere di Parma da sempre è promotore del Made in Italy nel mondo e lo vuole essere anche per questo importante settore, il florovivaismo. Sicuramente a Flormart saranno presenti molte aziende di Pistoia, come sono sempre state presenti, ci sono già moltissime conferme, aziende importanti di produzione di piante ornamentali, ma anche di produzione di mezzi tecnici e di macchine e di attrezzature per la produzione florovivaistica. Quindi il distretto nel suo insieme di Pistoia sicuramente sarà presente in maniera significativa. Poi appunto siamo nella sala consiliare del comune perché c'è una volontà del comune che deve concretizzarsi, quindi ancora non è, diciamo, definita, però insomma di una presenza anche istituzionale a questa fiera, perché naturalmente oltre all'esposizione ci sono molti incontri di carattere tecnico-professionale e istituzionale in cui saranno presenti
sicuramente alcuni sottosegretari dell'agricoltura, senz'altro, ma anche dell'ambiente e delle infrastrutture, quindi noi vogliamo che nella fiera ci sia anche una possibilità di incontrarsi per mettere a fuoco politiche più mirate per il verde pubblico. Andiamo ad Agliana, al parco di Carabattole, con il concerto di Alan Sorrenti. Ancora sorprese al Carabattole Love Park di Agliana. Davanti a un'incredibile folla è arrivato Alan Sorrenti, famoso cantautore napoletano rimasto nel cuore di tanti italiani, con i famosi brani come Figli delle Stelle e Tu sei l'unica donna per me. Alan Sorrenti ci ha concesso un'intervista prima dell'inizio del concerto. Come si è evoluto e cosa è cambiato nel cantautorato italiano? Direi che si è evoluto per certi versi, anche con musicalmente, anche come gestire le parole, come si gestisce le parole. Un contributo importante l'ha dato il rap, naturalmente, e quindi mi sembra che anzi quasi si dica di più, si spinge oltre, soprattutto con le parole. È molto positiva questa cosa. Quello che magari io sentirei di più, perché io vengo anche da una musica che in qualche modo dava più importanza alla, no, dava importanza uguale ma alla musica, alle melodie, quindi a quella musica che trasmette anche luce. Quello che sto cercando di fare io in particolare così è quello di superare questo vuoto, questo gap generazionale. Allora, pezzi come Figli delle Stelle sono, sì, li ricordano altri, ma sono attualissimi, cioè è uno stile di vita addirittura dei giovani. Io ho un figlio giovane di 20 anni che ogni tanto mi manda i video, vedi, senti papà, e stanno lì che cantano Figli delle Stelle i giovani. Forse c'è bisogno di avvicinare anche l'altra musica a questa nuova, no? Quindi che non ci siano, che non si evidenziano troppo le divisioni. Oggi viviamo proprio un periodo in cui invece bisogna proprio annullare le divisioni, andare oltre. Qua bisogna unirsi, non dividersi, no? E naturalmente, beh, ci sono dei artisti che vengono da un periodo che continuano a evolversi, tipo il sottoscritto Alan Sorrenti, che forse può colmare questo vuoto. È quello che sto facendo con questi live, con questo mio ritorno. Il parco della Villa Renatico Martini a Monsummano Terme diventa un cinema all'aperto. Dal 28 giugno per un mese il parco ospiterà dal mercoledì alla domenica la proiezione di film. L'iniziativa Cinema nel Parco vede la collaborazione tra l'Associazione Culturale Il Parnaso, Cinema Teatro Imperiale e Comune di Monsummano Terme. In cartellone film di vario genere, da quelli di animazione come il recente film di Mario Bros e quelli di avventura come l'ultimo Indiana Jones. Tutte le informazioni sulla programmazione consultabili sul sito del Cinema Imperiale. E la musica sarà protagonista dell'estate anche a Serravalle Pistoiese, il via il prossimo 30 giugno quando sarà il tempo di Serravalle Opera, appuntamento che proporrà agli appassionati del genere musiche di Mascagni, Mozart, Puccini, Rossini e Verdi e una selezione della Tosca di Puccini. Mentre dal 28 al 30 luglio sarà quindi tempo del Serravalle Rock, che vedrà sul palco tra gli altri Platonic Drive, il chitarrista Thomas Frank Hopper e Talea. Chiuderà il mese di agosto il tanto atteso appuntamento con il Serravalle Jazz, che continua grazie alla collaborazione dell'ente con l'Associazione Teatrale Pistoiese e la Fondazione Caripit. Come assessore alla cultura, ha dichiarato Ilaria Gargini, ritengo che non ci sia luogo migliore, più versatile e magico della Rocca di Castruccio, capace di accogliere questi tre grandi generi musicali e creare atmosfere magiche. Vi aspettiamo numerosi, come sempre, a Serravalle. Quindi rimanete con noi, tra pochissimo il TG Sport e poi ci rivediamo per l'ultimissime.